Scherzo, il nostro brano alla pagina 46 del primo fascicolo di Aaron. Allora, si tratta di un brano veramente piccolo, sono 8 battute distribuite su 2 righe. Vediamo prima di tutto in quale posizione sistemare le mani. Come sempre, guardiamo la prima nota di ogni mano e vediamo quale dito ci suggerisce il libro per suonare quella nota. La mano destra inizia con un re e il dito che ci suggerisce il libro è il numero 5. Ecco qua, questo è il mio do centrale, quindi il dito numero 5 è appoggiato sul re, quindi vuol dire che la posizione della mano in partenza è questa. Le dita sono sopra le note sol, si, do, re. Anche la mano sinistra parte nello stesso modo, solo che la mano sinistra dovrà usare in tutto il brano soltanto degli accordi, cioè 3 note suonate contemporaneamente. Il primo accordo, le prime 3 note, sono Sol, Si, Re. Io, come sempre, inizio a leggere le note da quella più in basso, andando poi verso l'alto. E il libro mi dice, sul Sol, metti il dito numero 5, sul Si metti il dito numero 3, sul Re metti il dito numero 1. Quindi la posizione della mia sinistra, ecco qua, è uguale a quella della destra. Sol, La, Si, Do, Re. Il mio dito numero 2, quindi in questo momento, è sul Do centrale. Poi abbiamo detto che la mano sinistra suona soltanto degli accordi e l'altro accordo che la mano sinistra deve suonare è composto dalle note Fa, Do, Re. Queste due note, il Do e il Re, sono scritte in maniera obliqua, non sono perfettamente l'uno sopra l'altro, ma noi ormai abbiamo imparato che quando due note sono vicine, vengono scritte così, in senso obliquo, perché se fossero perfettamente l'una sull'altra diventerebbero una specie di mezzo scarabocchio, sarebbe più difficile da capire che note sono. Quindi il fatto che siano comunque una a sinistra e una a destra della gamba delle note non ci preoccupa, noi comunque suoniamo queste 3 note tutte insieme. Allora, il Fa dovrà essere diesis. Perché? Perché io vedo che all'inizio del pentagramma il diesis è scritto sulla linea della nota Fa. Quindi, per tutte e due le mani e ovunque si trovi nella tastiera, se io leggo un Fa, lo devo suonare diesis, cioè sul tasto nero, non sul tasto bianco. E quindi, cosa dovrò fare? Semplicemente spostare appena un po' la mano all'interno dei tasti neri per fare in modo che il mignolo possa arrivare tranquillamente a suonare il suo tasto nero senza problemi, senza difficoltà. Quindi il movimento che la mano dovrà fare è questo. Magari io lo ripeto un po' di volte per fare in modo che la mano capisca bene che tipo di movimento fare. Questo è l'unico movimento che la mano sinistra dovrà fare per tutta la durata di questo brano. Quindi, se io guardo, infatti, primo accordo, secondo e poi di nuovo il primo. Potremmo dire accordo A, accordo B, accordo A. Nuovamente, accordo A, accordo B, accordo A. A, B, A, A, B, A. Quindi, una volta che la mano sinistra ha imparato questo suo movimento, ha imparato tutto quello che ci serve per suonare questo brano. Per quello che riguarda la mano destra, la mano destra suona la melodia, la parte importante. Questa melodia è composta da 4 piccole frasi di 2 battute ciascuna. La prima frase inizia da questo re e si conclude su quest'altro re. Re, do, si, la, sol,
Sol, La, La, Si, Re. Cioè, prima frase. E all'interno di questa frase, la mano sinistra avrà la sua prima serie ABA. Seconda frase, che inizia da questo Re e si conclude su questo Si. Bene, quindi c'è una specie di prima domanda o una prima proposta nella prima frase a cui viene data una risposta che si conclude su questo sì, che però lascia il senso musicale un po' in sospeso. E questa prima domanda o questa prima proposta viene ripetuta nella terza frase, che comincia da questo re e finisce a questo re. Questa frase e questa sono perfettamente uguali. Quindi, è come se la prima frase avesse fatto una domanda. La seconda frase ha dato una risposta che però rimane un po' in sospeso. Allora, c'è una ripetizione della prima frase, la prima domanda, e alla fine la risposta che conclude e conclude con una nota diversa, con il Sol al posto del Si. E suonare il Sol al posto del Si dà effettivamente l'idea, il senso che la risposta sia quella finale e definitiva. E infatti il brano poi si conclude. Quindi, suonando la mano destra dall'inizio alla fine, abbiamo l'ordine di tutte queste quattro frasi. Questo è il brano per quello che riguarda la mano destra. Per ciascuna di queste frasi che pronuncia, che canta, che suona la mano destra, la mano sinistra ha i suoi tre accordi A, B, A, che abbiamo già visto prima. Mano sinistra non dovrà fare altro che questo. Quindi, mettendo tutto insieme, suonando il brano dall'inizio alla fine con le due mani insieme, il risultato è questo.